con quale potenza si autococcola. No, il culo no, dai. Dura la vita, eh. Vabbè, sono pronte le nostre pizze. Questa qua è la mia, vedete tutta la rucola che avevo messo come si è abbassata. E questa è quella di Andrea, adesso le taglio e poi ci rimaniamo. Buongiorno, non si parla con la bocca piena, perdonatemi. Anche oggi una gloria molto molto social. Ho appena registrato degli snap, quindi un video stavo dicendo. Tanti video su Snapchat su come preparare questo. Ovviamente ora che voi vedrete questo weekly, il video sarà già bello che è andato via, perché sapete che su Snapchat durano 24 ore. Sto facendo questi mini video in modo da poter tastare il territorio e vedere se vi possono interessare. Nel caso poi faccio le mie colazioni preferite, vi faccio vedere come le preparo, poi un video sulle pizze, tutte queste cose qua che mi possono interessare. Ho appena messo la foto che ho fatto, ve la faccio vedere. Questa qua che ho creato, sì, che ho creato, ciao Gloria. Ieri mentre registravo il video dei vestiti, mi piacciono perché tipo sembra che non le ho scattate col piede, ma in realtà ragazzi, questa gamba stava pigiando sul tastino del computer, sul trackpad del computer. Trackpad si chiama? Vabbè, sul pad del computer. E stavo scattando la foto col pollicione, con l'alluce, anzi. Come vedete qua ho messo l'anteprima della ricetta. Ciaone, è proprio buonissimo. In più mi sto sgranocchiando questi che sono da finire, che me li ha lasciati la mamma di Andrea. Stranamente mi è durata la piega, ieri li ho piastrati e non hanno preso forme strane durante la notte. Guardate, mi sono riempita, ho fatto una cagata. Ho fatto una cagata e mi sono usciti tutti i brufoletti. E in più sono in quel periodo del mese proprio oggi, ma per fortuna, grazie, grazie, non ho mal di pancia. Questo settembre ci saranno cambiamenti per questi capelli. Dicendo, ah sì, volevo dirvi questa cosa, praticamente a parte ciclo e cose qua. Ieri sera sono andata a dormire tardissimo, praticamente mi sono persa, sono andata in fissa, quindi guarderò lì, scusatemi se non vi guardo, è bellissimo quando sei in fissa. Sono andata in fissa però ieri sera su il decluttering, perché una ragazza mi aveva commentato, fai video sul decluttering. E poi dal decluttering sono finita su questo mondo nuovissimo, che però già conoscevo, cioè non tanto nuovo, quindi di Marie Kondo, che ha fatto il libro, cos'è che era, tipo La vita felice, bla bla bla, il metodo con Mari, si chiama così. Praticamente voglio provare a fare questa cosa iniziando dal piegare i vestiti per bene, perché devo partire settimana prossima e non vi svelo niente, ma alcuni di voi hanno già capito. Il mio trolley sfigatissimo, piccolissimo, quindi stavo guardando tutti i video ieri sera, mi sono persa nel guardare come si piega la roba e volevo rifare praticamente tutto l'armadio così. E se vi va, magari faccio un video su come, so che non c'entra più niente perché l'estate è finita, la gente non parte manco più, però boh, se vi interessa un video sulla come preparo il mio trolley, ecco, magari fatemelo sapere e lo faccio. È tornato Andrea a casa e ovviamente già iniziano i danni. Sono rientrate le vespe dall'altra parte del barbecue ed è partita una guerra tra le vespe e Andrea. Comunque io mi sono preparata la pappa e Andrea si sta facendo la sua pasta. Questo è il mio pranzietto. Il mio pranzetto. Che idiota, il mio formaggio di capra, intanto i bambini che si ammazzano. E poi le crocchettine, quelle con le verdure che mi piacciono. Chi è che c'è qua sotto che mi ruba le sedie? Mamma mia, basta. Questi qua di verdure, che sono i miei preferiti, con i broccoli, le carote, eccetera, eccetera, i cavolfiori. Questi stick che sono ragazze alla fine del mondo, ad Andrea fanno letteralmente schifo. Sono praticamente degli stick di mais. Sono delle patatine al mais, salsa tartara e la mia cotoletta di carne finta, ovviamente. Cioè, sentite qua ogni giorno il casino. Buon pomeriggio, mi sono truccata, come vedete, e stiamo per uscire. Che risatina isterica. Stiamo per uscire perché dobbiamo fare la spesa, dobbiamo comprare due cose. Io devo vedere di comprare due cosine da The Zenis e volevo farvi vedere tutto, tanto che Andrea chiude. Oh, che bella luce, potrei quasi quasi girare i video qua. Allora, se magari metti a fuoco, grazie.
ho usato la palette Morphe e poi in questo punto qua, questo verde bello scuro riflessato, gli ombretti quelli scuri della collezione di Mermaid di Neve Cosmetics. Mi passa la voglia anche di respirare. Siamo appena stati al Malpensa 1. Ho preso da Ted Zenis delle cosine, tipo reggiseni di mutande, e ci sono rimasta parecchio male. Perché? Perché speravo di entrare in una bella quarta, e invece no. E invece ho una terza scarsa. Magari. Beh, ho dovuto prendere quelli giganterrimi, mi fanno schifo. Cioè, va bene, ok. Adesso poi andiamo a casa e diamo da mangiare agli animali tutto quanto, e poi usciamo di nuovo, che vogliamo andare, visto che ci sono, c'è il regalo della mamma di Andrea, lo spenderemo andando al sushi. Buonasera. Buonasera. Siamo arrivati e ci siamo messi dentro. Tra l'altro non ero mai venuta con mamma dentro, è una figata. Ci sono sti divanoni comodissimi. Cioè, guardate che siamo spaparanzati. Poi siamo venuti presto apposta, perché il mercoledì dicono sempre, essendoci solo il mercoledì lo finite, di prenotare. Poi vabbè che è un periodo un po' dove la gente già non c'è ancora. Quindi siamo belli tranquilli, spaparanzati su questo mega divano. Siccome appunto io mangio sushi, Andrea non lo tocca perché non gli piace. Io già ho preso gli bite in plus, il Miami Beach, che è quello col mango che vi dicevo, e il Tomati, e poi il drink che è incluso nell'olio, che praticamente è tramonto sulla collina con dentro rum, mango, ananas, lime e fragola, quindi non vedo l'ora di essere farli. Che figata che sono da soli, sono troppo gasato che posso bagare tranquillamente, no? Quell'ideona di mettere sti alberoni, sti tronchi. Betulle, bianco, vero? Quelle col bianco fuori sono betulle. Ci hanno messo anche la candelina. Allora noi facciamo. Qual è questo? Viviti. Grazie. Che bontà. Guardate questo. Guarda che caruccio. Che bontà divina, ragazzi. Cioè. Non lo devo finire perché ho visto. Faccio delle riprese molto. Buono. Allora, situazione: la mia ciotola è deserta. I piatti di Gloria, che già uno l'ha portato via, sono deserti. Gloria è deserta. È deserta. Andrea è deserta. Noodles d'agnello, secondo round per Andrea. Sei noodles. Buongiorno. Buongiorno. Sono per colazione, che tra un po' poi ci prepariamo e andiamo a Milano da Benefit. Benefit. Ah sì, perché la mia mamma, da quando gli ho regalato quella borsa, sta usando solo quella. Arriva l'estate e poi è comoda, eh? Allora, qua siamo a Casorate. Guardate già la via che hanno ovviamente iniziato, perché... cioè l'hanno già fatta, hanno finito, perché tra pochi giorni inizia San Tito, mi stavo impallando. Ah, e a proposito di San Tito, visto che siamo a Casorato, mi è venuto in mente, è già uscita l'applicazione che vi avevo detto negli scorsi weekly riguardo San Tito, però su Play Store, quindi vi metto il link nell'info box, potete passare a vedere la festa che dura 10 giorni e potete scoprire tramite questa app tutti i vari punti di interesse, come aveva spiegato Giovanni nello scorso weekly. Ciao raga. Ciao. Siamo qua con la Giadina, che finalmente la rivedete. E stiamo andando a Milano, perché come vi ho detto oggi c'è l'incontro di Benefit. Esatto. Io oggi mi sono vestita così, con questo toppettino che avevo nero e questa gonnellona che avevo già messa anche da NYX, ma mi piace talmente tanto perché è molto stile pinapposa. Sembra un quadro. Il mio vestitino da Deli Welly. Sono vestita da The Dennis. Bene, abbiamo detto i vari outfit. Ciao! Devi citare, ciao! Allora, oddio, ho visto quelle stelline, mi sono un attimo bambita. Allora, ciao. Che cosa stiamo per fare? Spiega! È colpa mia, va bene. Allora, adesso andiamo a ridipinire un pochino con la matita giusta. Ok. In maniera naturale. Ti zoom
zoomo l'occhio. Zoomiamo l'occhio. Zoomo anche a voi. Siete tutte top. Ma poi devi dirlo con la top. Esatto. Fa più figo. Ciao Ale. Baci stellati. Devi fare baci stellati. Ci sta baci stellati per oggi. Abracadabrau. Cadabrau. Dillo all'italiano maccheronico. Accadabrau. Agadabrau. Sembra cadrega. Ciao a tutti. Ti vuoi coprire? Lei è Gloria. Guardate che carina cosa mi ha fatto. Questo che l'ha disegnato lei e l'altra fotina che ha fatto sempre, che mi ha fatto sempre l'anno scorso quando Gloria aveva i capelli strani. Ciao Antonella. Ciao da Gloria. Le mie patatine sono molto trendy. Ciao. Dopo aver fatto le sopracciglia e le foto mongole, pubblicizzo su Instagram. Come si chiama? Laura Patatine Basso. Il mio nome è Basso. Laura trattino basso Rognoni trattino basso underscore 2003. Sei una puzzina. Sei una puzzina patatosa. Guarda come respira. Allora, questa qua con la videocamera mi ha rotto un po' le palle. Io vorrei dormire, oggi mi hanno coccolato tutti, mi dicono che ero riccia, sono diventata liscia. Era asciutta, sono diventata tutta bagnata. Vabbè, questa forse la tagliamo. Ok, non avete sentito. A sapere di carezze. Lei è la mia padroncina, ciao. Ciao Fini, ciao. Finalmente ci conosciamo da prima. Quanti anni? Quanti anni? È dopo 3 anni sicuro. Dopo un anno che facevo YouTube sono 4 anni, 3 anni. Vabbè, abitava lontano. Vabbè, adesso in Milano ci vedremo più spesso. I cerchioni, che roba. Cerchioni grandi. Vabbè, sì. Tipo il bracciale che porta fortuna. Quindi adesso ti siamo arrivati. Buonasera, sono in macchina con Andrea perché stiamo andando a Gallarate. Io sono già tornata da Milano, ho salutato la Giadi che mi saluta, la mamma dovrebbe essere dietro, poi va a casa e basta, adesso andiamo a catturare perché sono già un po' di giorni che non la catturiamo. Buongiorno e buon venerdì, c'è qua la mia mamma. Ciao. Stiamo mangiando, stiamo per pranzare. L'unica cosa che volevo dirvi, dato che questa sarà la fine del weekly, oggi venerdì, che poi stasera appunto li edito e poi li carico. I weekly che registrerò la settimana prossima li vedrete molto probabilmente carichi o la domenica o il lunedì. Quindi se non vedete nessun weekly settimana prossima verrà slittato di 1 o 2 giorni perché è il tempo che torno a casa e faccio tutto, scarico tutte le chiavette possibili e poi vi filmo, cioè vi filmo, ciao, vi carico tutto. Pallina che beve l'acqua. Mi sono arrivate queste bellissime cover da Chic Chic 5 che trovate su Instagram. Se volete il video aggiornato delle cover, appena ne avrò fighe, cioè di più, perché ovviamente non è che vi posso far vedere sempre le stesse cover. Però queste qua sono quelle nuove, bellissime. Allora, stiamo uscendo. Vabbè, adesso andiamo comunque alla Media World. Qua, caldissimo. Cioè, qua veramente è tornata l'estate di quelle proprio power. Buon pomeriggio, noi abbiamo già finito praticamente tutto e io non vi ho vloggato i bellissimi cupcake, ma avrete visto prima di questo video gli snap che ho fatto su Instagram e Snapchat, infatti sto caricando anche la foto, cioè guardate che bomba. Siamo tornate qui che mamma ancora non c'era venuta e di giorno devo dire che ha quel non so che di americano proprio bellissimo, io farei la casa così tutta bianca, grigio chiara. Con la bicicletta anche, il parquet, i dolci, una tipa che mi li prepara, insomma. Ti prego, andiamo a fare il brunch. Guardate, oh mio Dio. Okay. Allora, mi sono fatta dare il menù dalla ragazza del brunch, perché vabbè, qua ci sono tutte le cose che fanno. Stavo pensando, visto che questo posto è molto molto grande, magari possiamo fare un incontro qua, che chi è di Gallarate dintorni può venire a trovarmi. Possiamo stare qua perché c'è uno spazio enorme. Se vi va, fatemelo sapere che decidiamo la data, magari verso fine settembre, inizio ottobre. Comunque su Facebook e su Instagram io ho taggato il posto. Andate sui miei social e vedete che c'è il tag a questo locale, così visto che già me l'avete chiesto dove si trova, potete andare a cliccarci sopra, vedete la via, dovrebbe essere via Largo Camussi. Sì, via Largo Camussi 5, comunque qua Gallarate. Buonasera, siamo tornati a casa di mamma e anche Andrea perché abbiamo fatto
la spesa tutti insieme. Infatti, come vedete, stasera grigliatina. E adesso noi mangiamo, io poi scarico tutto quanto e inizio a editare perché domani è già sabato. E siccome domani la mamma andiamo a fare il brunch, settimana prossima vedrete che brunch. Vabbè, poi sui social ovviamente posterò foto e video, Snapchat, Instagram, seguitemi anche lì perché oramai è diventato la seconda casa dei vlog. Io vi mando un mega bacione, vi saluto subito, vi salutiamo subito. Ciao. E ci vediamo la prossima settimana. Spero che questa settimana vi sia piaciuta come sempre, vi mando un mega bacione. Ciao! 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 Yeah, they giving it up. Low life, yo life, what are you giving it up? Popping with the D-O-double-G, chronic sound in the light.